Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Un lunedì di Pasquetta da dimenticare per i parenti delle vittime dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto, lo ricorderete, il 18 gennaio dello scorso anno, da una valanga in cui persero la vita 29 persone. Un centinaio di turisti nel lunedì dell'Angelo si sono recati davanti ai resti dell'albergo per la tradizionale gita fuori porta, oltrepassando in alcuni casi anche la zona sottoposta a sequestro da parte della Procura di Pescara. Nelle parole del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e di uno dei familiari delle vittime, Nicola Colangeli, tutta la rabbia per quanto è accaduto. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Sono da poco terminate le festività pasquali, Pasqua che per i fedeli dovrebbe significare pace, riconciliazione, preghiera, speranza, e invece non è stato così. Perché? Perché lunedì, nella consueta gita fuori porta, in tanti sono venuti qui su quello che resta dell'hotel Rigopiano, ma non per una preghiera, ma per fare dei picnic, per fare dei barbecue, e questo ha dato fastidio a tanti. E nelle parole del sindaco Lacchetta, di Nicola Colangeli, tutta la rabbia, tutta l'indignazione per quello che è successo. In un luogo in cui hanno perso la vita 29 persone occorrerebbe soltanto silenzio, preghiera e rispetto. Questo purtroppo per l'ennesima volta è venuto meno, quindi auspichiamo semplicemente che le forze dell'ordine riescano a monitorare quel sito con il dovuto rispetto. Un sito che è pericoloso perché comunque ci sono elementi che possono determinare rischi per le persone, ma soprattutto è un luogo in cui bisogna solo pregare, non visitare per il turismo del macabro. Ci voleva una sorveglianza, per cui si sapeva che la Pasquetta, la gente, la curiosità, ci stavano addirittura della gente che venivano da Foggia, da tutte le parti d'Italia, sono arrivati qua per vedere questa grande disgrazia che è successa. Siamo riusciti perché avevo detto che si doveva fare prima Pasqua, che quel tipo di recinto che c'era prima, con il vento, con la cosa, non è da tenere in montagna. Si sta sistemando, speriamo che la gente non possa più entrare. Come vedete, rientriamo, abbiamo avuto qualche problema con il servizio che magari cercheremo di riproporvi più avanti nel corso del telegiornale in maniera intera. Intanto proseguiamo con la politica. Il rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, ribadisce nuovamente la sua indisponibilità a candidarsi a sindaco della città di Teramo, ma assicura che porterà a termine il grande progetto di recupero dell'ex manicomio. Ora il centrosinistra deve cercare di trovare la quadra su un altro candidato che possa unire tutte le anime della coalizione riformista, e la figura giusta potrebbe essere ancora quella del presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. È mia intenzione fare ancora tanto per Teramo, come rettore fino a ottobre e poi come cittadino, ma non come sindaco. È un altro no quello che Luciano D'Amico ripete anche oggi al Partito Democratico Teramano, che lo vorrebbe in corsa come primo cittadino. La mia risposta è nell'interesse davvero della città e nel rispetto degli impegni che ho assunto. Qui all'università il mandato scadrà solo il 31 ottobre e altri impegni già assunti. La mia risposta è di grande gratitudine, ma di indisponibilità che ho ribadito nel corso, diciamo, degli ultimi 4 anni. Mi dispiace che dall'inizio del mandato ogni progetto presentato come rettore, come università, a volte veniva letto come finalizzato a vie di carriere politiche. Come dicevo allora, 4 anni fa, 5 anni fa, come ho detto fino all'altro ieri e quindi confermo oggi, nessuna strumentalizzazione. Tutti i progetti realizzati con l'università avevano come unico obiettivo quello di dotare l'Ateneo delle strutture adeguate e di fare in questo modo il bene della città. Io sono convinto che si possa servire una città, quella di Teramo, che amo profondamente e a cui sono debitore di un'accoglienza straordinaria e di tanti altri progetti condivisi. Sono convinto che si possa lavorare per il bene di questa città anche al momento ancora da rettore,
Oggi firmerò il bando per il manicomio e poi da cittadino. Il no di D'Amico getta nel panico il centro-sinistra teramano e anche gli schieramenti civici di D'Alberto e Cavallari, che divisi non avrebbero alcuna speranza di arrivare nemmeno al ballottaggio. Bisognerà ricominciare tutto da capo per essere competitivi contro il candidato sindaco del centrodestra Gian Donato Morra e quello grillino Cristiano Rocchetti. E non si esclude che si torni a considerare la prima opzione di peso, quella del presidente della provincia Renzo Di Sabatino, sempre però se unitaria. E allora andiamo a rivedere insieme il servizio di apertura del nostro telegiornale, cioè quanto accaduto a Rigopiano nel lunedì dell'Angelo. Dunque rivediamo il servizio completo. Sono da poco terminate le festività pasquali, Pasqua che per i fedeli dovrebbe significare pace, riconciliazione, preghiera, speranza, e invece non è stato così. Perché? Perché lunedì, nella consueta gita fuori porta, in tanti sono venuti qui su quello che resta dell'hotel Rigopiano, ma non per una preghiera, ma per fare dei picnic, per fare dei barbecue, e questo ha dato fastidio a tanti. E nelle parole del sindaco Lacchetta, di Nicola Colangeli, tutta la rabbia, tutta l'indignazione per quello che è successo. In un luogo in cui hanno perso la vita 29 persone occorrerebbe soltanto silenzio, preghiera e rispetto. Questo purtroppo per l'ennesima volta è venuto meno, quindi auspichiamo semplicemente che le forze dell'ordine riescano a monitorare quel sito con il dovuto rispetto. Un sito che è pericoloso perché comunque ci sono elementi che possono determinare rischi per le persone, ma soprattutto è un luogo in cui bisogna solo pregare, non visitare per il turismo del macabro. Ci voleva una sorveglianza, per cui si sapeva che la Pasquetta, la gente, la curiosità, ci stavano addirittura della gente che veniva da Foggia, da tutte le parti d'Italia, sono arrivati qua per vedere questa grande disgrazia che è successa. Siamo riusciti perché avevo detto che si doveva fare prima Pasqua, con quel tipo di recinto che c'era prima, con il vento, con la cosa, non è da tenere in montagna. Si sta sistemando, speriamo che la gente non possa più entrare. Come vedete lì in fondo continuano i lavori di bonifica della zona a ridosso dell'hotel Rigopiano per riportare alla luce degli oggetti preziosi da riconsegnare ai parenti delle vittime di questa tragedia. Che siano veloci per togliere quanto prima quello che ormai è diventato semplicemente un attrattore per questo turismo dell'orrido. Un appello alla ditta affinché possa fare tutto con la massima celerità e per ripristinare quello stato dei luoghi per tutta la comunità. Noi abbiamo sotto le macerie ancora la roba dei nostri cari. E io da mia figlia ho ancora 3 valigie, il telefonino non l'abbiamo più trovato, ci sta tanta roba, tanti ricordi, ma purtroppo qua ne portano pure un pezzo di legname, qualcosa, qualunque cosa trovano, portano via come souvenir, ma che souvenir vogliono portare via? Questo c'è solo da pregare. Adesso torniamo alla politica, andiamo a Chieti, dove domani approderà in Consiglio Comunale la richiesta del Movimento 5 Stelle di istituzione di una commissione d'indagine sui conti del Comune per far luce sul buco di bilancio da 12 milioni di euro. Sentiamo. Approderà domani in Consiglio Comunale a Chieti la richiesta del Movimento 5 Stelle di aprire una commissione d'indagine sui conti del Comune. Casse in rosso per 12,7 milioni di euro, un buco già finito sotto la lente d'ingrandimento di una indagine aperta dalla Corte dei Conti, che ha richiesto anche l'intervento degli ispettori del Ministero dell'Economia. Nel dettaglio, la commissione d'indagine sarebbe chiamata ad approfondire la gestione dei fondi comunali nel periodo compreso tra gennaio ed agosto del 2017, ma si potrebbe risalire anche a periodi precedenti, a 10 anni prima in particolare sotto la gestione della maggioranza guidata dal sindaco Ricci. Tra il 2006 e il 2007, infatti, i conti del Comune hanno iniziato a peggiorare, suscitando le prime perplessità. Sì, è una proposta che abbiamo depositato già da qualche mese in realtà e che arriva in Consiglio Comunale domani, ed è una proposta di delibera che serve per istituire una speciale commissione di studio e di inchiesta, così come prevede il nostro regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che dovrà servire al Consiglio Comunale, non soltanto al Movimento 5 Stelle o soltanto all'opposizione, ma a tutto il Consiglio Comunale, per cercare di far luce su quelle che sono le reali condizioni
condizioni del nostro bilancio. Noi sappiamo che abbiamo una situazione di criticità accertata da ultimo dalla Corte dei Conti che riguarda le anticipazioni di tesoreria, cioè i soldi che materialmente il Comune si fa prestare dal suo tesoriere, cioè da Banca delle Marche, per far fronte alla spesa corrente. Ma sappiamo anche che c'è tutta una situazione pregressa che inizia nel 2006 addirittura, quindi con la vecchia giunta Ricci, sulla quale appunto la Corte dei Conti aveva già cominciato a puntare i fari. La richiesta del Movimento 5 Stelle però potrebbe essere destinata a finire su un binario morto se la maggioranza di centrodestra dovesse fare muro contro muro rispetto alla richiesta della minoranza. Le opposizioni infatti tutte insieme hanno 12 voti, mentre la maggioranza che sostiene il sindaco Umberto Di Primio ne ha 17. Ci spostiamo di qualche chilometro a Francavilla al Mare, dove domani approda in Consiglio Comunale il provvedimento che riguarda la tassa di soggiorno. Sindaco Luciani, allora domani in Consiglio Comunale approderà tra i punti all'ordine del giorno quello relativo alla tassa di soggiorno a Francavilla al Mare. Come mai questa decisione e come mai domani in Consiglio Comunale? Beh, questa decisione perché era arrivato il tempo, è matura. Noi abbiamo lavorato in questi 7 anni per rendere Francavilla una città turistica, per farla tornare ad essere una città turistica, ci siamo riusciti e ora è giusto percepire questi fondi che saranno riversati sul nostro territorio per incrementare ancora di più la nostra attività in tal senso. Non sarebbe giusto pensare che io francavillese vado, non lo so, 2 giorni in vacanza a Roma e pago 10 euro di tassa di soggiorno e poi viene il turista romano qui e non ci dà neanche un euro per il soggiorno di nostra struttura. È una tassa secondo me equa, tra l'altro è un'imposta e non è, è anche errato definirla tassa. Era stata introdotta nel 2011 dal governo Berlusconi, era un'imposta nel pacchetto del federalismo fiscale, io la ritengo equa, non grava sui cittadini e devo dire che non grava neanche poi così tanto sui turisti, perché ormai sono abituati a pagarla praticamente in tutto il mondo, si paga anche all'estero, non è che si può pensare che scelgo di andare in una località piuttosto che in un'altra perché in una località pago 1 euro di tassa di soggiorno o in un'altra non la pago. Basti pensare a Rimini e Riccione che ce l'hanno ormai da tanti tanti anni. Quanto ammonterà la tassa di soggiorno di Francavilla? Beh, per noi è una previsione perché è una prima istituzione, noi pensiamo, abbiamo in maniera abbastanza cauta come siamo abituati a fare, abbiamo stimato un ingresso tra le 100 e le 150 mila euro per l'anno di prima applicazione, però contiamo che questo numero possa crescere. Andiamo avanti, ci spostiamo all'Aquila dove fervono i preparativi per quanto riguarda l'anniversario, il 9° del sisma del 6 aprile del 2009, presentate le iniziative da parte del Comune e del Comitato Familiari delle Vittime. La memoria è fondamentale, secondo Vincenzo Vittorini, che 9 anni fa perse moglie e figlia. Daniela Rosone. Il Comune dell'Aquila, assieme ai comitati familiari vittime, ha presentato oggi le iniziative per il 9° anniversario del sisma, partendo dalla fiaccolata commemorativa delle 309 vittime. Il 5 aprile l'appuntamento è alle 22, con partenza da via 20 settembre, per arrivare alla Villa Comunale la lettura dei nomi delle 309 vittime. Poi, in Piazza Duomo, alle 3.32, ci saranno i classici rintocchi. Le parole dello scrittore José Saramago sono il filo conduttore. Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo. Tantissime le iniziative commemorative il 5, il 6 e il 7 aprile. Il 5 aprile si parte alle 15.30 all'Auditorium del Parco con l'incontro con la Rete Nazionale dei Comitati Familiari delle Vittime. Noi non dimentichiamo, spazio anche al premio Avus. A Onna, presentazione di un libro e veglia di preghiera la sera. Il 6 aprile c'è la parte religiosa. A mezzanotte nella Basilica di San Giuseppe Artigiano la Santa Messa in suffragio delle vittime con Monsignor Petrocchi. All'1.30 alla Cappella della Memoria in piazza inizierà la veglia di preghiera. Alle 3.32 i 309 rintocchi in memoria delle vittime del sisma.
Ci saranno anche altri appuntamenti nella chiesa a Pile e ancora altre messe nella Cappella della Memoria. Anche a Onna ci sarà la fiaccolata all'una, alle 2.30 nella chiesa di San Pietro la messa, alle 3.32 anche qui saranno ricordati i morti, 309 morti e le vittime di Onna. Alle 8.30 una staffetta commemorativa che partirà da Castelnuovo per arrivare alla Casa dello Studente. Altre iniziative nella chiesa del cimitero, ma anche culturali, ma sempre per non dimenticare, nel Mospac e nel Museo Nazionale d'Abruzzo a Casa Onna. Il 7 aprile è lo spazio dei concerti. Alle 16.30 il concerto in memoria dei 309 angeli a cura del Comune, alle 17.30 le cantrici di Euterpe e Aquila Altera Ensemble. Alle 18.30 il concerto del Conservatorio, concerto anche a Onna a cura del Goethe Institute. Quello che è successo è un qualcosa di che fa parte delle nostre storie, fa parte del nostro intimo. Il ricordo è intimo, la memoria è memoria di comunità, di collettività. Laddove non c'è memoria c'è una comunità arida. Se a 9 anni dal sisma stiamo ancora a chiederci se una comunità deve o meno ricordare, deve o meno fare memoria, significa che non abbiamo capito nulla da quello che è successo. Memoria è memoria di tutti. È memoria per far sì che quello che è accaduto, in cui c'è la mano dell'uomo, perché è una strage in cui la mano dell'uomo è stata importantissima, non debba più accadere. Torniamo all'Università di Teramo, che ha organizzato un percorso formativo di 4 giornate sul tema della legalità. L'Università degli Studi di Teramo organizza 4 giornate per parlare di rispetto, responsabilità, onestà, giustizia e coraggio in un'unica parola, di legalità. Un percorso formativo per studenti universitari e per studenti delle scuole superiori, una vera e propria scuola della legalità, realizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Falcone Borsellino. Perché l'Università degli Studi di Teramo ha pensato a creare, a istituire una scuola della legalità? Perché riteniamo che la legalità debba essere anche un elemento della formazione dei ragazzi. Questa esperienza che nasce da una collaborazione con l'Associazione Falcone Borsellino e con il Consiglio regionale abruzzese parte quest'anno, e possiamo dire quindi che è un anno di prova, quindi, si articolerà su 4 giornate, le prime 3 saranno organizzate dalle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e scienze della comunicazione del nostro Ateneo, mentre la 3ª giornata sarà una giornata di testimonianze e cadrà il 23 maggio, quindi insomma il giorno della commemorazione di Capaci. Ma proprio lo spirito è quello di formare i ragazzi, quali i nostri, ovviamente i nostri studenti, ma anche e soprattutto gli studenti delle scuole superiori di Teramo. Qual è il concetto di legalità? La legalità non è definibile con una sola espressione. Noi quello che cercheremo di fare domani è proprio quello di rimuovere gli stereotipi sulla legalità, che non è semplicemente l'osservanza, l'adempimento alla legge, perché abbiamo visto che nella storia ci sono anche leggi che possono produrre mostri, e quindi cercheremo di far capire che la legalità è davvero un insieme di tensioni, di atteggiamenti e di dimensioni della persona che concorrono a creare davvero una società nuova, una società giusta, e soprattutto la capacità di accogliere e di contrastare tutte le forme di illegalità, di accogliere l'altro e contrastare tutte le forme di illegalità. Accordo tra Procura Generale e Comune dell'Aquila sull'uso delle banche dati. Stamattina in comune la firma del protocollo d'intesa. C'è l'intesa tra il Comune dell'Aquila e la Procura Generale per l'accesso alle banche dati. Questa mattina il sindaco Pierluigi Biondi e il procuratore generale dell'Aquila Pietro Mennini, alla presenza della dirigente con delega ai servizi demografici Paola Giuliani, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che consentirà ad alcuni funzionari indicati di accedere liberamente alla banca dati demografica del Comune dell'Aquila, nonché, considerata la particolare situazione della città, alla banca dati per l'emergenza per tutti i servizi che si svolgono nell'ambito giudiziario. Con la dovuta salvaguardia della privacy dei cittadini e delle procedure, ha detto il sindaco, le procure del distretto potranno avere accesso alla banca dati acquisendo direttamente i dati sensibili, evitando così l'iter farraginoso seguito sino ad oggi. Si tratta di una procedura che va nel senso della semplificazione. La collaborazione tra enti diversi, è stato detto, nasce dalla condivisione di obiettivi e nel nostro territorio dalle difficoltà di far fronte a richieste e aspettative crescenti dell'utenza con risorse limitate.
Scambiare informazioni e condividere strumenti di lavoro in questo senso può garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione delle informazioni. Un passo verso l'efficientamento e la digitalizzazione, ha detto Mennini, verso il miglioramento dei servizi al cittadino. Un piccolo mattone, certo, ma siamo convinti determinerà una risposta di giustizia più celere per tutti. Già da domani dunque i funzionari potranno accedere alla banca dati anagrafica con una password che permetterà loro di porre in essere qualsiasi attività utile ad acquisire tutte le informazioni necessarie. Manca un mese alla partenza del Giro d'Italia che scatterà il prossimo 4 maggio a Gerusalemme. C'è attesa nell'area vestina per il passaggio della carovana rosa Gilberto Petrucci, assessore al bilancio del Comune di Penne, ma anche grande appassionato di ciclismo, fa il punto della situazione per quanto riguarda lo stato delle strade su cui passeranno i corridori. Poco più di un mese al passaggio del Giro d'Italia qui nell'area vestina, qual è la situazione soprattutto delle strade? Ovviamente sì, abbiamo ancora delle criticità, però proprio in queste ultime ore ci sono sviluppi positivi, andiamo verso la risoluzione dei problemi. A breve la provincia di Pescara, soggetto attuatore, appalterà le opere di ripristino dei tratti che da qui sino a Rigopiano sono interessate appunto da frane o avvallamenti, quindi io credo che a breve ci saranno i lavori e sarà una grande festa per l'area vestina, perché il Giro d'Italia per la prima volta parte da Penne, quindi una festa che non riguarda appunto solo la nostra città ma anche l'intero comprensorio vestino. Sappiamo che RCS nei giorni scorsi ha avuto un po' di titubanze anche sui tratti di strada che arriveranno fin Rigopiano, luogo del ricordo. Questa preoccupazione può essere smentita e quindi stare tranquilli RCS per una bella giornata di ciclismo. Noi crediamo che le istituzioni sovraccomunali, province e regioni stanno facendo di tutto per garantire una grande festa all'area vestina e io credo che l'RCS potrà ovviamente rimanere tranquilla, perché ci teniamo a fare una buona manifestazione e soprattutto promuovere il nostro territorio attraverso il Giro d'Italia. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport. Partiamo dalla Serie B e dal Pescara, seduta pomeridiana per il Delfino. Dopo la doppia di ieri c'è una grana per il neotecnico Pillon. Un versamento muscolare rischia infatti di togliere dalla disponibilità della rosa per la gara di Palermo Gaston Brugman. Intanto solo questa mattina è giunto il comunicato ufficiale della Pescara Calcio che annuncia il cambio della guida tecnica. Sentiamo Andrea Costantini. È arrivata stamani la nota ufficiale della Pescara Calcio che annuncia Beppi Pillon nuovo allenatore. La novità è in realtà la promozione di Emanuele Pesoli a vice dello stesso Pillon. Nello staff tecnico, già al lavoro in questi giorni, ci sono i preparatori atletici Giacomo Tafuro e Jacopo Pillon, figlio del neo allenatore biancazzurro. Gli unici confermati sono il preparatore dei portieri Gabriele Aldegani, che già con Epifani aveva preso il posto di Guido Nanni, e Diego Labricciosa, addetto al match analysis, unico superstite dello staff che è stato di Zeman. Ieri Massimo Epifani è tornato a dirigere la primavera, coadiuvato dal collaboratore Mauro Esposito e dal preparatore Ermanno Ciotti. In vista della dura gara di Palermo c'è già una grana per Pillon. Il capitano Gaston Brugman, ex della gara peraltro, è alle prese con un edema muscolare. Le prossime ore faranno capire se il versamento sarà subito assorbito oppure no. La possibile assenza del centrocampista uruguaiano e quelle certe dello squalificato Carraro e del lungo degente Proietti priverebbero Pillon dei tre potenziali metodisti. Ieri il tecnico trevigiano ha provato in quella posizione Macin, affiancato da Valzania e Koulibaly. Una ipotesi molto verosimile, visto che altri centrocampisti di ruolo non ve ne sono. Non è escluso che si possa percorrere un'altra soluzione che risponde al nome di Cesare Bovo, altro ex della gara, che ieri tuttavia è stato sì provato in mediana, nella squadra opposta, in un centrocampo a 4 con due mediani, Bovo appunto e Carraro. Nella formazione che somiglia a quella titolare poi, Pillon ha provato in difesa Fiamozzi, Coda, Fornasiere e Crescenzi e in attacco Capone e Mancuso ai fianchi di Cocco. Mosse che potrebbero far presagire anche il rilancio tra i titolari di Fiamozzi e Capone. Così come non sarebbe da escludere pensare allo stesso Cocco, che per pedigree è il miglior centravanti del Pescara e vista l'involuzione di Pettinari e la scarsa esperienza di Cappelluzzo e Bunino, le gerarchie nel finale di stagione potrebbero essere sovvertite, sempre che l'attaccante sardo ex Vicenza dia dimostrazione di essere a posto fisicamente e pronto a calarsi in un clima da battaglia. Per la cronaca, nell'altra squadra, disposta col 4-4-2,
Bonino, Cappelluzzo e Pettinari hanno ruotato in avanti. Yamga e Baez gli esterni, difesa con Balzano, Gravion, Perrotta ed Elisalde. In casa Palermo riecheggiano ancora le parole forti del patron Zamparini sull'arbitraggio di Parma-Palermo, parole che hanno suscitato la risposta del club ducale. La squadra rosanero tornerà in campo nel pomeriggio per riprendere la preparazione in vista del match di sabato. Adesso scendiamo in Lega Pro. Archiviato il pareggio di Gubbio, il Teramo prepara la gara interna con il Renate di domenica pomeriggio. Il capitano biancorosso Ivan Speranza conferma i progressi della squadra visti anche in terra umbra e vuole una prestazione di alto livello del diavolo per archiviare il discorso salvezza. L'intervista è di Ania Cantagalli. Ivan, a Gubbio un punto che fa classifica è molto importante. È rimasto un po' di rammarico per non aver sfruttato qualche occasione magari per vincere? Ma sicuramente, poi però la partita si è messa subito in un modo che non volevamo, perché prendere gol subito nei minuti iniziali e la partita si mette in un altro modo, però siamo stati bravi comunque a rimontare, potevamo fare sicuramente meglio per sfruttare, come dicevi tu, questo momento che magari potevi, in questo momento del campionato comunque i punti valgono doppio, poi in uno scontro diretto. Però è un punto comunque in un campo difficile, una squadra che comunque sta lottando come noi per la salvezza, quindi non era facile. Quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno. È arrivato un punto anche perché nel secondo tempo sei stato fondamentale in alcune chiusure. Quello fa parte del mio lavoro, nel senso che ognuno di noi deve dare il massimo, poi si sa, a volte ci si riesce, a volte no, però ripeto, dobbiamo cercare ultimamente, come stiamo facendo da qui al proseguo, di fare le partite perfette, cercare di sbagliare poco, non regalare nulla all'avversario per portare i punti a casa, che per noi è la nostra vita. E sicuramente Renato verrà qua a fare la sua partita. Però per noi è troppo importante, domenica è non dico fondamentale, ma dobbiamo fare i tre punti a tutti i costi, quindi cercare di fare, come dicevo prima, la partita perfetta per portare la posta a casa. Tornare alla difesa a 3 dopo un periodo di difesa a 4 è stata, col senno di poi, la mossa decisiva per cambiare qualcosa nel reparto difensivo? Se vediamo i risultati adesso diciamo di sì. Però non sono nemmeno i moduli o tante cose. Purtroppo ci sono tante dinamiche che nel calcio ti portano a fare determinate cose, quindi però in questo momento magari sì. Però ripeto, non è che solo la difesa, che magari è tutta la squadra, quindi se uno lavora bene, riesce a far bene come squadra diciamo, è brava tutta la squadra, non solo la difesa, oppure come adesso magari facciamo più fatica a fare gol e quindi dobbiamo essere più bravi ad accompagnare, ad mettere in migliori condizioni gli attaccanti a far bene. E chiudiamo con il calcio, perché tra poco alle ore 15 si disputeranno i due recuperi del girone F di Serie D. Al Gran Sasso d'Italia Itola Concia dell'Aquila, la squadra di Battistini ospiterà il Campobasso, per il Pineto invece trasferta sul campo del Fabriano Cerreto. Entrambe le compagini abruzzesi cercano la vittoria per avvicinarsi al traguardo dei play-off. Con i tre punti l'Aquila aggancerebbe la quinta posizione, mentre il Pineto si porterebbe ad un solo punto dalla zona calda per cercare la promozione in Lega Pro. Ed era questa l'ultima notizia per quanto riguarda il TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi anche questo pomeriggio. Vi ricordo i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Buon proseguimento con i nostri programmi.